Ormai i video con lei sono diventati un must della situazione. In realtà, possiamo aspettare, abbiamo registrato tutti allo stesso giorno. Soltanto che in uno, vabbè, in uno ci siamo cambiati di posizione. Esatto. Nel secondo abbiamo semplicemente cambiato felpa, io e lei si è tolto una maglia. Esatto, però voi li vedete in momenti diversi. Esatto, le cariche erano tutte. Comunque. Ok. Questo è il video più bello. Cioè, sì, perché qua c'è. Allora, vi facciamo solo vedere che abbiamo queste. Questa e questa. Perché, cioè. A portata di mano. Se fa schifo. No, dai. Bene. Allora. Questa è un'altra video recensione review, comunque. Mm-hmm. Di una box. Box. È troppo bello. Esatto. Guardate. Ma che qualità, ma cioè. È il tuo telefono. È il mio telefono. Ed è la Munch Pack. Munch. Sì, si vede al contrario, penso. Però fa niente. Non l'abbiamo ancora aperta. Non l'abbiamo ancora aperta. L'ho sbeggiato un attimo, l'ho richiuso subito. Esatto. Gli ho detto di non aprirla, esatto, perché volevo che facesse la video. La vista? La, sì. Ah. Volevo che facesse la. Sì, perché cioè, già da quello che ho visto ci sono cose proprio. Per quello ho spegnato i bicchieri d'acqua. Sì, no? Che facesse la reazione proprio, esatto, in diretta. Ok. In diretta. Per... Quindi niente, è la Munch. Che fa parte, diciamo, di tutte le varie box che si trovano in giro. Mm-hmm. Questa riguarda caramelle, dolciumi e cose di questo genere. Anche sì. Salato, tipo caramelle. Non mi ricordo, mi sembra che sia tutta roba dolce, però non mi ricordo. Già da qui. Vi metto come al solito tutti i link qui sotto nel box. Ma come sempre così le YouTube. Non ci sono mai. Non avete guru. Allora, presenta così. Esatto. Questo cos'è? Non mi ricordo. Cos'è? Vai, Andy, è tipo. Ma no, ma aspetta, fagli vai Andy. Ma che figo, ma è scritto a mano! Non me ne ero accorta, è scritto proprio a mano. Cioè, me l'hanno proprio scritto così. E figo. Poi. Allora, l'apro. Mm-hmm. Hai detto che c'erano le patatine. Ma è formaggio. C'è la carta. Allora, si presenta così. Con tante robe dentro. Adesso casca tutto. Questo. Allora, segniamo anche un po'. Questo secondo me bisogna metterlo in un bicchiere d'acqua e fa questo. Dici? Sì. Vabbè. Beh, intanto. Ci sono i waffle. Che figata! Non mi ricordavo più. I waffle. Aspetta, allora, una roba alla volta. Iniziamo con le patatine. Iniziamo con le patatine, vai. Togliamo quelle formaggio che sono quelle secondo me più. Okay. Queste patatine. Nachos cheese. Allora. Che in realtà, se non sbaglio, adesso che voglio specificare una cosa, mi dimenticavo, ecco. La Munch Pack ha dei prodotti in realtà che vengono da un po' tutto il mondo. E con dei prodotti cibari e varie che arrivano un po' da tutto il mondo e loro fanno queste box. Facciamo vedere gli ingredienti per quelle che. Non si vedono niente. Non si vedono niente. Esatto. Le apriamo? Vai. Puzza di formaggio adesso. Tanto noi tipo fra mezz'ora dobbiamo mangiare. Esatto. Dobbiamo pranzare, ma fa niente. Abbiamo una stomaca da leone noi. Allora, prima il dolore. Mamma mia. Madonna. Quanto è buona. Ci sono dei pezzettini marroni. E sì, come nelle nachos. No, non aspetta qua. Vadiamo. Scusiamo? Sono delle nacho comunissime. Però un pochettino più a formaggio. Sono molto più a formaggio rispetto alle nacho su quelle che si trovano buono. Tipo al supermercato. Dai, però sono buone. Vero? C'è gente che è formaggio. Un altro, andiamo. Queste sono al pollo, alla carne o al barbecue. Cosa sono? Ah, mi sa che sono della stessa marca, perché vedi? Uguale. No, sono tipo, queste invece sono al barbecue. Sì, allora abbiamo queste. Baby back artificially flavored. Cioè, insaporite artificialmente. Bello. Va bene. Leggono pure. Ribs, cos'è? Potete carne? Ribs. Sì, penso che sia tipo carne. L'ignoranza fatta una persona fatta due persone. Fatto. Comunque, molto invitanti. Le apriamo? Uh-huh. Vai. Brava, chiudo la porta, così ne si facciamo prima. Esatto. Cioè, già un odore di carne. Oddio. Che ho scaventato. Ma sanno di barbecue. Sanno barbecue. Sì, barbecue, proprio la salsa barbecue. Esatto. Mamma mia. La salsa ci sono pezzi. Ah, no, è una patatina. No, ci sono pezzi neri. Cioè, abbiamo trovato questo dentro.
Secondo me è tipo una roba madre, che la so. Ma magari quella ti dà sapore. Sai che basso. Se muori. Che muori. Andiamo. Uguale alla carne. Buonissimo. La carne è quella fatta alla... Non alla griglia. No. Proprio con la salsa barbecue, come... Come nel all'Old Wild West, tipo. È buono. Buono. Sì. Buono, buono. Ci sono questi? Che sono abbastanza schiacciati. Secondo me sono tutti rotti. No, sono al mais. No, sono schiacciati. Cavolo. Sono tipo i cosi, i grissini, al mais. C'è l'apertura. Vai, apri. Apri io. No, non mi fido. Chiedo bene anche alla Moonspec, ma... Non ho avuto modo. Mamma mia, che odore! Che odore, è cattivissimo! Davvero? Sì! Ah, è cattivissimo! Oddio! Sì, in effetti non hanno un odore molto invitante. Ma scusa, ma che cosa sono? Ma non lo so, cioè, qua c'è il mais. Magari sentite l'odore. Qui c'è il mais, cioè in teoria il mais. Anche questo sono artificialmente. Artificial flavored. Vabbè, proviamo. Mamma mia. Se il formaggio è andato male. Andiamo. Ma sono buoni. Ma sono buoni, cazzo. Oh, ma sono strabuoni. Allora, cioè, all'inizio un odore dolce, un sapore dolce. Sì. Ma l'odore? È mais proprio. L'odore non è invitante, no, onestamente. No, appena aperto. Perché... sa proprio di un formaggio, ma formaggio è andato male, cioè formaggio pesante. Sì. Poi invece sono... li mangi, sanno vagamente anche di mais. Formaggio. E... sì, ma... sono buoni. Ma tutto buono, va. Mamma mia. Comunque, ora arriva il dolce. Ho già paura. Questi veramente buoni. Poi, passiamo a quanto pare alla roba dolce. Facciamo questi. Facciamo questi. Mm-hmm. Ok, poi. Allora, purtroppo facciamo fatica a dirvi da dove arrivano tutte le varie cose. Al limite, se poi lo scopro meglio, ve lo trovate scritto sotto. Vediamo un po' queste. Questi credo che siano, che arrivino molto facilmente dal Belgio. Forse? Sì, c'è scritto tipo Belgio. C'è la, una cosa del Belgio. Una cosa del Belgio. Belgium Boys. Credo proprio che arriva dal Belgio. Sì. Belgian Waffle. Direi che sono The Authentic... Belgian waffle. Belgio, forse. Forse arrivano dal Belgio, forse. Allora, apriamo. Che buono. Ha un odore di waffle. Di waffle. Allora. Oddio, è morbido. Oddio mio. Proviamo, Oddio. La mia roba è estremamente dolce. Almeno per me. Mamma mia, questo. Mamma mia. Tipo? Allora, in effetti, senza Nutella sopra sono proprio schifo. No, ma... in effetti è dolce. È troppo dolce. È molto molto dolce mangiato così. Magari scaldato? No. Dici no? No, perché è proprio... boh. Deve piacere, se no. Onestamente non ci piace. No. È troppo dolce. Troppo dolce. No. Troppo dolce e poi è molto pesante, stomachevole. No, 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 no. Questo? Ah, credo che sia cioccolato, però bene. Questo qui. Adesso capiremo che cos'è. Credo che sia cioccolato da questo disegno qua dietro. Non può essere. Qua boh. Ma sarà scritto che cos'è? Ginger Chews. 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 E all'arancia. C'è scritto sì. Arancia dappertutto ed è anche arancione. È una roba all'arancia. L'arancia non mi piace. Non ti piace? No, la mangio io. Per quello che assaggio, cioè. Ti pare che non assaggio. Ma se non ti piace l'arancia, che se ne frega. Ah, guarda! Guarda. Le cose fatte. Non so che cosa, magari è una caramella l'arancia. Mi sa. Ho due dita. Due dita. È una roba così. Ce ne sono un po' dentro. Sì. È una roba molliccia. Cioè,
Buono. Ma secondo te tipo potrebbe essere invece un caucciù? È marrone. È marrone. Marrone. Che cos'è? Secondo me è una caramella, barra circa, barra non so che cosa. Allora, prima... ho problemi d'apertura. Una gelatina, no? Però ti aspetto. Ce l'ho fatta. Non apro di più, se non la faccio saltare fuori. Ma prima l'odore. È una cosa che sa di te. Sa di te. Scusa, c'è scritto orange d'orange. Sì, ma intanto è un odore molto lieve. Cioè, si sente appena in realtà. Allora, faccio vedere bene che cosa. Cioè, com'è. Sì, è una roba strana. Molto. Assaggiamo un pezzettino. Sì, perché non mi fido a mangiare tutto. È proprio... guarda. Sa l'arancia. Sa tantissimo d'arancia. È una caramella? Sì. Ma pizzica. Pizzica? A me pizzica. L'ho messo sulla lingua. Ma io non sento pizzicare. No. Però sento... non mi piace per niente. Ah, non ci piace. Che schifo. Pizzica, pizzica. Aspetta. A me pizzica un sacco. Oh, è vero, pizzica. Ma io perché ne ho preso appena appena un pezzettino, quindi non lo sentivo. Oddio, sta arrivando il sole. Siamo illuminate di immenso perché sta arrivando il sole. Che schifo. Sa di arancia un sacco, che pizza. È una roba tipo, credo che sia... allora, vi leggo gli ingredienti. Zucchero, va bene. Ginger. Tapioca. Cos'è? È una radice... boh, vabbè, non ci capiamo una mazza. Comunque... comunque non suono un granché, onestamente. No, cioè, no. A me no, vabbè, a te non piacciono perché non ti piace l'arancia, quindi... no, ma, cioè, io caramella l'arancia li mangio, però questa qua è proprio forte, poi pizzica. A me ha pizzicato subito all'inizio, se l'avessi mangiata tutta proprio... non sarei... vabbè, comunque sono queste. Così. Penso che la butterò. Penso... aspetta, non mi dove l'ho messa? Penso proprio che la butterò qui. Che schifo. La butto proprio il sacchetto. Facciamo assaggiare Luca. Non sono assaggiare. Ti prego. Sì. E anche tu. Facciamo assaggiare. Okay, forse. Poi, vabbè, queste te. Mi rifiuto di assaggiare. Io le mangio, me le assaggio in diretta, cioè. Ma sì, ma l'Aribo, cioè, ce l'abbiamo... no? No. Non ce l'abbiamo in Italia. Non ce l'abbiamo in Italia. Non ce l'abbiamo in Italia. Buona. Sono buonissime queste. Ma quali sono le rotelle alla fragola? Se vuoi te le regalo. Bravo. Io le mangio. Mi piace che caramella, non quella roba là. Scusate. Abbiamo questa cosa strana che è cinese. Questa assolutamente è cinese. Puoi capire che è cinese da qua. Anche da qua. Sì, ci sono tipo gli orsacchiottini. E tutte le cose. Tutte cose cinesi. Esatto. Con anche tutte le istruzioni cinesi. Quindi non si capisce una beata. Dovrei aprire questo e buttarlo dentro, secondo me. Dici? Sì, però prepariamoci a bere acqua. Allora, intanto, anzi, c'è anche la linguettina per aprirle. Oh, meno quello, in cinese sempre. Dunque, intanto guarda che cos'è questo. Secondo me è tipo una sorpresa in realtà. Ah sì, hai ragione, un giocattolino. Ah, wow. In cinese si sono proprio divertire, non ho niente contro di loro. Un leone. Non dentro a questa scatola qua. Questo sarà due caramelle. Mamma, c'è di fragola o lampone o roba del genere. Allora, io non sono amante né della fragola né del lampone. O frutti di bosco. Da mangiare. Cioè, lo mangio sì, ma non ne sono... o meglio, mi piacciono le fragole reali, cioè mangiare proprio la fragola. Non magari il caramello alla fragola. Ma il caramello alla fragola. Come che... beh. Sono... le sciogliamo domani. Oh, si spezzano. Aspetta. Sì, come un gallo. Si apre. Anch'io. Non mi piacciono. Sono buone però. Sono forti. Quando li aspetti diventano proprio piccolini, grandi, piccolissimi grandi. Comunque fanno di fragola tantissimo, ovviamente. Ma ce ne siamo nella fragola. Sì. Mamma mia. Però non sono neanche troppo forti. Non sono male. Magari non mangiare una volta. Sì. Pensavo peggio. Sì, dalla scatola. Però curate, io non sono amante della fragola, quindi... io non ero amante dell'arancia, quindi... scatola dei desideri. Allora, poi... questo per ultimo. C'è un'altra roba alla fragola, la vuoi fare adesso o dopo? No, prima proviamo questo. Al panda? Sì. C'è una cosa al panda. Una cosa al gusto panda? No, invece c'è scritto panda. C'è. Cioccolato, secondo me è cioccolato. Blueberry! Blueberry cos'è?
Va bene, adesso lo vedremo. Inglese è fatta persona. Due. Dice che è naturale, 100%. No artificial color, no artificial flavor. Ah, all natural, c'è pure scritto. Sì, vabbè. Apriamo. Apriamo. Scatola dei desideri. Qua. No, aspetta, fammi vedere. Ti prego. Allora, è una roba gelatinosa, cioè, tipo gelatinosa. Non è cioccolato. Non è cioccolato, decisamente. Ah, ma è tipo Coca-Cola. No. Ma sì. Ma Blueberry non è Coca-Cola. Ma no, infatti, non è... No, no. È come quelli che avevano un sapore cattivo e poi dopo... Ma no, sì, ma è tipo... È come una gelatina, quella che compri a... Sai, non lampone, come si chiama l'altro? Cioè, è... Ma che... Oddio, guarda dentro! Aspetta! Vai. Così è dentro. È 100% naturale, ricordiamolo. Ma sembra liquirizia. È liquirizia, non sembra lo... È liquirizia, ecco perché mi fa schifo. Io odio la liquirizia. Fuori è la liquirizia, quella lì dura. Dentro è proprio... Oh, che schifo, tu qua è proprio da buttare direttamente. No, lo facciamo assaggiare prima. Luca. A Luca. Mamma mia. Ma non è male. Però... Ti deve piacere la liquirizia. Allora, di praticamente tutte le robe abbiamo detto. Ma non è male, però... Il natural... Vabbè. Ma che... Ma siamo proprio deficienti. Cioè, non l'avevo neanche letto, capito? Blueberry licorice. Fai leggere che c'è scritto liquirizia. Sì, c'è scritto liquirizia, capito? Cioè, non l'abbiamo neanche letto. Esatto, blueberry. Due mongole. Punto, blueberry, punto. Due mongole, proprio. Va bene. Yeah. Abbiamo... Senti, ci sono dei pezzi duri. Quindi abbiamo questo affare, sempre cinese, che non abbiamo capito cos'è. Perché ho scritto tutto cinese. Punto, cinese. Tutto. Chinese. A parte nutrition facts. Provate ad aprirlo, vediamo un attimo come dentro. Proviamo ad aprirlo, non abbiamo capito se è una roba che si deve sciogliere. Abbiamo ancora altre due cose, tra cui una la fragola. Mi dispiace. E uno... Ah, ma poi è chiuso, cioè vedi che c'è il... Oddio. Ah, è chiuso. Dentro mi sa che una roba da sciogliere nella le robe che sono appiccicate tra loro, bella cosa molto chiusa. Ok, allora ci rimangono 7 minuti nel telefono, quindi questo lo assaggeremo dopo in privato, perché ma facciamo vedere. Sì, andrà tipo sciolto nell'acqua. Sì, secondo me quindi non lo so, ed è una roba cinese e non c'è scritto niente, quindi non so neanche dirvi a che sapore, che cosa, dove, come, quando, perché. E non... Cioè, non sappiamo nulla. Nulla. Allora, poi facciamo prima queste e poi queste. Va bene. Facciamo queste qua, la fragola, che a chi ha, le piacciono molto. Sì. Un'altra roba con... Cinese. Con i caratteri cinesi. Tutto cinese. Cinese. Chinese. Tutto super Chinese. È una caramella. Si può capire. E fin lì. Si può capire che è una caramella. Ha la fragola. Con dentro non si sa che cosa. Cioè, un odore... Senti? Ma sente qua dentro. Oh mio Dio. Beh, ma anche questa da sola, certo. Sono fatte così. Sono chiuse ovviamente. Cinesi sempre, quella. Mamma mia, se una sa fragola putrefatta. Ma dai! Cioè, aspetta che mi rimane la carta appiccicata. Sono così, con dentro questa roba qui, che non sappiamo che cos'è. Magari sono piccanti anche queste. Ma aspetta, ne ho. Però penso che ci abbiano tipo proprio i pezzettini di fragola, mm-hmm. Che sembrano proprio pezzi di fragola. Andiamo. Andiamo. Ma secondo te è caramello qua su? Buono. Guarda, anche queste per regalo, volentieri. Sì. Sono buone. Sono quelle caramelle gommose. La fragola. Stan di fragola. Mi piace la fragola. Buono. Ma a me, tipo, le Big Bubble, mm-hmm. A me piacciono un sacco. Ma questa non però, è sapore di Big Bubble. No. Sono, non sono così... Però dai, va bene, te le lascio. Ultima cosa. Ah, ma te l'hai proprio mangiata. Abbiamo 7 minuti. Anzi, 6, 5. 6, 5, 4, abbiamo 3, 1. Finito! Questi biscotti con dentro cioccolato, si presume. Si spera. Sempre cinesi. Sempre cinesi? Sì. O giapponesi, quel che sono. Sì, cinesi, giapponesi. Non si sa. E anche qua è scritto tutto in China, Giappone. Ah, ma sembrano tipo, sai, i macaron? Sì. Piccolini. Con dentro però cioccolato. Cioccolato alla nocciola, suppongo, perché ci sono le nocciole, quindi direi che... Tipo Nutella, però non Nutella. Nutella cinese. Apriamo. Ho già paura.
L'odore di cioccolato è fortissimo. No, ah, ma non sono. Ah, sono, ma sono biscottini, mi sembrano biscottini per i cani. No, mi sa che sia per. No! No, 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 sono tutte aperte. Sì, sì, sì. Sono così, piccolini. Oddio, come sono morbidi. Sono di cioccolato alla nocciola. Buoni, buoni, normali. Morbidi. Molto morbidi. Fuori morbido e dentro un pochettino più croccante. Sì, e sono proprio di cioccolato e nocciola. Bene. Non sono male. Cioè, ci sono biscotti nei fare uguali a questi, ma sì. Ah, ma lì come sono? Ah, ok, impacchettati così. Ecco. Dai, noi abbiamo fatto tutto l'assaggio. Ci sono alcune cose ovviamente tipo questa e questa. Che proprio no. Bleh. No, decisamente no. Questi che dall'odore sembravano una roba assurda, invece sono buonissimi. Anche questi sono buoni. Tutto buono. No, ma anche loro. Questi che va bene, niente di. Basta! Vi ripeto, niente, che sotto ci sono tutti i link, come sempre. E adesso andiamo a mangiare. A mangiare normale. A mangiare normale. Cose italiane. Cose italiane. I borrol di 3 giorni che stiamo aspettando. Sì, il borrol che si sta cuocendo da un'ora. Vi salutiamo, vi mandiamo un bacione. Grazie per aver guardato il video. E se vi va, iscrivetevi. E ciao. 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 Ciao.